Buongiorno amici, o forse dovrei dire buonasera amici, o forse direttamente vi dico ciao. O insomma, non so quando state guardando questo video, che ore siano quando state guardando questo video, anche se potreste farmelo sapere. Cioè, nel senso, io lo vedo già quando guardate il video. Però, insomma, per comunicare un po', per chiacchierare un po', potreste anche dirmi quando guardate questo video. E io sono Mike Senza Nome e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Transport Fever. E perché sono fermo su questa inquadratura? Ma perché voglio farvi vedere una cosa fuori di testa, spettacolare, veramente non ci avreste mai pensato a una cosa del genere. Allora, essenzialmente, come tutti voi sapete, la mia linea 2 e la mia linea 4 sono le due linee che caricano a whole in Tirol Nord, e caricano benzina, cioè scusate, petrolio grezzo, e lo portano poi nella grande cittadina di, nel senso, qua su, sulla piattaforma petrolifera sul cucuzzolo della montagna, che tra l'altro vorrei ringraziare vorrei ringraziare tantissimo Mercenary Pit 7 perché mi ha segnato la mod della neve, e adesso ci abbiamo tutte le montagne innevate e anche l'altopiano innevato, insomma c'è un sacco di neve dappertutto. È molto carina, nel senso che non è che nevica nel gioco, ma adesso abbiamo la neve. A parte questo, il mio discorso è molto semplice. Se notate, quello che ho fatto qua è stato, nella linea 4 ho duplicato essenzialmente quella che è la linea, cioè ho fatto due volte avanti e indietro, infatti vedete che in partenza abbiamo la prima e la terza fermata, all'arrivo ovviamente avremo la seconda e la quarta. In questo modo ho due linee che sfruttano appieno la mia fermata, perché potete vedere benissimo che la verde fa il giro esterno e poi carica in mezzo, anzi scarica in mezzo, insomma fa il giro in mezzo, la rossa fa il giro in mezzo e poi scarica all'esterno, comunque gira all'esterno, che vuol dire che se ci saranno intasamenti di mezzi avranno due percorsi separati e non si romperanno le palle a vicenda. E intanto direi che posso chiudere questa finestra, godermi i miei 2.076.000, via, diamo i soldi indietro, ripaga, ecco qua, adesso siamo solo 6 milioni di debito, anni in positivo, molto positivo. E andiamo a vedere come se la stanno cavando le nostre cittadine, cittadine di Innsbruck. Allora ragazzi, mi avete detto più di una volta di costruire strade, e io, cioè insomma, cioè sì, dai, forse Innsbruck è una grande città, ci piace. Allora, per non sapere leggere e scrivere, io la collegherò, vediamo cosa viene fuori. 32 km orari, ok, perché mi sta dando tanto, la facciamo così, una roba del genere, ecco qua. Vediamo cosa succede, se succede qualcosa effettivamente, oppure se non succede un bel tubo, come è probabile che non succeda, ma voi me l'avete detto, quindi mi fido di voi. E ci sono delle grandi idee, dei grandi progetti che mi ritrovo. Dunque colleghiamo anche questa e facciamoci una rete stradale di quelle stupide piccole, tipo così, e poi giriamo qua così, e poi torniamo là, vediamo cosa succede, vediamo se il gioco è furbo e si mette a edificare queste zone oppure no. Or dunque, riprendiamo quello che era il nostro progetto tempo che fu. Il progetto era quello che prendevamo le mucche e diventavano pane, e il pane diventava cibo per il popolo. Allora, cibo per il popolo, dunque ci sarà un depot. Dal depot compriamo veicoli stradali, quindi dobbiamo prendere un po' di DMG, Daimler, Mercedes, Gigio. Ah, Corporation, Daimler Motors Com... Ma che cazzo, c'è il G? Vabbè, stesso. Ne prendiamo 1, 2, 3, 4. Facciamo 4 per non saper leggere e scrivere. Assegniamo una nuova linea, facciamo una nuova linea da qua a qua. E questo è ancora un colore da schifo. È incredibile come scelga i colori più brutti che ci siano in assoluto. Adesso, 1.043.000 è una bella cifra. Dunque, io potrei prendere altre vacche e portarle qua, a dire la verità, altre vacche, così aumentiamo il monte, insomma, il numero di vacche disponibili. Però se io prendessi invece il ferro e il carbone e lo porterei là in fondo, potrei fare acciaio, una acciaieria fantastica qua in fondo, in culo alla mappa però, Non vorrei dire, poi faccio gli attrezzi qua e dopo me li tiro sui piedi, perché ci rimane solo la cittadina Eichenwald, che è una cittadina scarsa e minuscola. Adesso, cioè,
va bene tutto, ma a che cazzo mi serve produrre acciaio qua in fondo? Vediamo un attimo le industrie dove trovo acciaio. Acciaio prodotto. Acciaio, e produce acciaio. Acciaio. Lutash, Mittenwald. Mittenwald addirittura 2. Mittenwald, dove sei? Mittenwald, eccola qua. Mittenwald, Mittenwald qua e là. Ok, ci piace. Ci piace, quindi acqua per portargli qua. Acciaio, steel, iron ore, eccolo qua. Il ferro ce l'abbiamo. E il carbone dove sta? E che lo vede il carbone? Il carbone sta lassù. Il carbone è più vicino, no? Ragazzi, qualcuno di voi mi offre del carbone? Carbone, carbone, carbone. Niente carbone. Tocca portare il carbone da Culonia, praticamente. Intanto io me la rischio, ragazzi. Me la rischio. E produco acciaio a Mittenwald. Acciaio a Mittenwald, va bene. L'hai voluto tu. Come faremo? Come faremo? Vi chiederete, giusto? Perché insomma, voi vi chiederete come faremo. Cioè, chi è che non si chiede come faremo? Anche perché vediamo un attimo differenza di altitudine. Siamo sul cucuzzolo della montagna con una fermata intermedia. Insomma, parliamone, perché qua non è semplice. Dobbiamo scendere dal cucuzzolo della montagna intanto. Dunque, Concrete Flying Junction. No, mi serve cargo, grazie. Zigzag, magari più tardi facciamo un po' di zigzag. Intanto, una bella vista in... Impossibile allineare il terreno. E non allinearlo, se mi togli sta roba magari vedo qualcosa. Perché con la neve è diventato un porcaio capire tutto. Allora, potete vedere che lì a sinistra deve scavare un sacco. Quindi ci diamo una bella inclinata. Così c'è da scavare di meno. E cosa abbiamo qua? Abbiamo solo acciaio, quindi ce ne frega niente se il binario è più corto, a dir la verità. Ce ne frega niente. Bene, uno è partito. Il progetto acciaieria sta andando. Ormai è troppo tardi per tornare indietro. Troppo tardi. Quindi abbiamo una stazione merci. E per lo sapere l'engine scrivere, facciamo una roba con zero inclinazione possibilmente. E anzi, facciamo direttamente una fermata normale, vaffanbrodo. Numero di binari, che ne so, signo, almeno due che arrivano, una, due che vanno via, cioè insomma quattro, ho capito, va bene. Basta dirlo subito, E un altro anno è passato e io più ricco sono diventato. Cioè, madonna che rime che butto dentro, sono meglio di Eminem. Eminem, Marshall Mathers. Allora, abbiamo i binari scrausi che fanno solo i 120 orari, cioè pensate voi, solo 120 orari. Allora, signor, mi scusi, io, oddio, no, fai quello che vuoi. Allora, vediamo un attimo, qua mi serve l'altitudinometro. Speriamo che riesca a salire lassù, perché se no sono affari loschi. Ecco qua, buono così. E adesso mi dirà a pendenza, a bello, a pendenza. Ecco, infatti c'è con la mia pendenza sto qua. Allora io devo fare un po' di zig zag. Saliamo sulla collinetta. Ovviamente ho messo già la stazione. Pips, quel brutto farabutto mi aveva criticato quando io, tempo che fu, feci un giro tondo per salire. Invece era più che corretto come strategia. Vediamo se riesco a salire sul cucuzzolo della montagna e magari in un modo o nell'altro riesco anche a collegarmi alla stazione. Così. E bam! Guardate che roba, riesco a venire dentro la stazione, cioè a entrare nella stazione uscendo da sotto la fabbrica. Meglio di così. Guarda che bello, mamma, guarda cosa ho costruito. Porto del ferro acciaio fin qua. Adesso, cioè, portare il carbone da in Culonia, là in fondo, fin qua. Cioè, magari sono io che sono sbagliato, magari mi sembra troppo distante. Vediamo un attimo con la nostra tecnica infallibile per vedere dove prendiamo il carbone.
prodotto. Mi sembra già strano che c'è Borderless. Borderless. Dove cavolo è Borderless? Attenzione. Ma dove cazzo è la mia... Ah, è qua? È qua che deve arrivare? Ah, ok, Borderless è quella che conosciamo bene. Borderless 1 e Borderless 2, giusto? Che? Ah no, ho sbagliato, scusate. Zephyr, Dentirol. Sì, fuori discussione. E poi abbiamo Hall Dentirol. Che sì, vabbè, Hall Dentirol ne ha due anche lui. Ma andiamo, puntiamo su Borderless. Madre patria Russia, io parlare come russo perché mi divertire con poco. Ok, detto questo, adesso iniziamo a costruire la stazione di Borderless. Borderless. Sì, 80 binari anche qua. Uno, basta, grazie. 160, va bene. Collegamento al terreno troppo ripido. 600.000 per fare una stazione che non è manco collegata. Ah no, perché è dall'altra parte, dannazione. E se io, nella mia beata ignoranza, ci faccio... proviamo. Cioè, no, non era essenzialmente questo che volevo fare inizialmente, ma... Devi metterla lì! Ma porca vacca. No, stupida. Va bene, allora facciamo un'altra cosa. Strada, gira bruscamente di qua. E poi ho sbagliato perché gira troppo. Giriamo con la strada così, un po' meno. E da qua andiamo nella strada di là. Quindi adesso non si possono lamentare che io cancello questa. E poi dovessero lamentarsi, dico che sono dei farabutti, ci faccio causa. E via, andiamo avanti così. Curvatura eccessiva. Curvatura con chi? Mamma, è favoloso che è. E ok. E giriamo intorno qua. E adesso spendiamo questi 2 milioni nel tentativo di scendere da collina. Dunque, per non sapere leggere e scrivere, gireremo. Attenzione, il ponte è a 60 all'ora. 90, 120. Ce lo possiamo permettere a 120, così non riduciamo minimamente velocità. Ci affianchiamo all'altro binario potente. Ho detto affianchiamo. Beh, sì, nella mia ignoranza potrei anche tipo bam usare lo stesso coso, ma inclinazione. Qual è l'inclinazione eccessiva? Scusa, vai più avanti. Adesso non è più altamente inclinato. Scusa, chi? Mamma mia, nuovi veicoli. Guarda che locomotive potenti. Adesso mi sa che prenderò una locomotiva potente per mettere questa linea a nuovo. Intanto facciamo questo percorso. Il problema è che non sto neanche tipo seguendo dove sto andando. Devo seguire il binario qua a sinistra, quindi devo fare un attraversamento alla escamotage così. Cosa? Così mi piaceva di più, sinceramente. Va bene, ti ascolto. Andiamo fin là e da qua. Non passa a 8, ma gira dall'altra parte. Dannazione! Attenzione, riduciamo fino agli 81. Bene, ci vediamo un semaforo qua. Un semaforo qua. Un semaforo là. E un semaforo qua. Ok, abbiamo messo i semafori. Ecco che abbiamo iniziato. Nel 1897 abbiamo iniziato con i nostri primi semafori. Attenzione, ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando con velocità elevatissime alla nostra destinazione finale, che non, per qualche ragione a lui non va bene, insomma, vabbè, pazienza. Quindi da qua colleghiamo lì ed eccolo qua. Non vorrei dire, ragazzi, non vorrei dire, ma abbiamo appena collegato la nostra prima acciaieria. Incredibile. Il problema è dove cazzo porto l'acciaio adesso, cioè capite? Nel senso, ho l'acciaieria, ma di che me ne faccio l'acciaio? L'acciaio lo porterò nella cittadina di qua.
e da là porterò i beni in città. Quindi questa stazione sarà meglio che provare ad ampliarla ancora di più. Sei binari, sette binari, insomma aggiungiamo binari perché tanto stanno vendendo qualcosa questi oppure no, stanno facendo un cazzo. Perché, perché non ha... ha venduto qualcosa, attenzione. Sta portando delle vacche. C'è del pane che aspetta. E intanto i camioncini qua girano a vuoto. E io dico, aspetta il pieno carico. Benissimo. Mamma mia, sono veramente un fenomeno. Un fenomeno. Continuiamo quindi il nostro progetto di sviluppo. E adesso... siamo nel 1898, tra 100 anni molti di voi saranno nati, molti di voi nasceranno tra anche qualche altro anno in più e produciamo l'acciaio, ma che ce ne facciamo dell'acciaio? L'acciaio va portato là in fondo perché se non abbiamo dove portare l'acciaio serve a niente tutta questa cosa, quindi ci facciamo una bella stazione dell'acciaio, acciaio e almeno facciamo 2-3 binari, dannazione costano un sacco per questi binari, non vorrei dire. 520.000, tre binari, perché ho fatto tre binari? No, ne ho la più pallida idea, ma intanto io li ho fatti e sicuramente serviranno in un futuro. Intanto attraversiamo questi binari con tanta violenza e andiamo ad attaccarci lì. E avrei potuto fare qualcosa di meglio, ma decisamente posso sempre fare qualcosa di meglio. E che ovviamente non ci penso mai a fare le cose meglio. Dunque, poi abbiamo qua una curva che ci fa collegare al binario di sinistra con una velocità di 60 km/h. Non è un granché, però va sempre qualcosa. Va bene così. Poi, ovviamente, avremo bisogno di un doppione di questa linea che porta i beni. Cioè, vedete, vedete questa esperienza. Tutto quello che ho fatto nella scorsa stagione, tutti gli errori e tutti i vostri commenti alla fine mi sono serviti a qualcosa, ma decisamente ho imparato come spendere i soldi meglio e ho imparato come perdere i soldi meglio, perché i soldi si perdono molto più facilmente di quanto si guadagnano. Questa è una lezione di vita, ragazzi, una lezione di vita, di vita. E adesso, visto che insomma da questa parte c'è ancora qualcosa, c'è Garmisch-Partenkirchen. Attenzione, Garmisch-Partenkirchen è fondamentale. Innanzitutto, perché ho fatto questa cosa qua? Perché ho fatto questo collegamento? Ma perché i beni li portiamo da qualche parte dopo? E dopo i beni li portiamo ancora da un'altra parte ancora? Cioè, facciamo una rete che in realtà è dentro una rete ed è una dentro una rete ancora. E sarà un casino della Madonna, essenzialmente. Un po' come questa rete qua, aspettate che tolgo i semafori, mi dà un fastidio. Un po' come questa rete qua, dove abbiamo i camion che aspettano e aspetteranno in eterno perché... il mio trenino che trasporta pane va e va al rallentatore. Ho 154 bovini, lui ne trasporta 20. Sì, perché forse avrei dovuto investire su quella locomotiva prima di pensare di ampliare ulteriormente tutto il mio circuito. Ma adesso, infatti, mi sa che farò passare un po' il tempo e prenderò altri... Che diavolo di locomotiva è questa? No, perché mi sta facendo un po' fatica in salita. Class 53 Prussian. E cosa abbiamo per sostituire il Class 53 Prussian? Vediamo un po'. Class 53 Prussian. Abbiamo le bellissime... queste sono nuove. Vengono anche 2 milioni, infatti. Porca troia. Non mi meraviglio. Però. Tanta roba qua, ragazzi. Tanta roba. Veramente tanta roba. E costa in effetti tanta roba anche. E ovviamente, fatalità, appartenevano alle ferrovie dell'impero austriaco. Cioè, capite, non è proprio una fatalità. E 108 tonnellate, non so esattamente che cavolo cambia. Avevano altre decorazioni, insomma, altri modelli, semplicemente. 3050, il 170, 151, bla bla bla, questo è il 170-01, insomma abbiamo vari modelli. Adesso il treno vacca cosa sta trasportando? 20 su 20. Pesa, quanto pesa sto treno adesso? 87 tonnellate, 24 tonnellate di carico. Forse se avesse tipo un po' di potenza in più non sarebbe neanche male.
Oddio, non dirmi che qua mi sono dimenticato di mettere i semafori. Oh mio Dio, non ho messo i semafori. Come fanno i treni a capire, insomma, di non andare a sbattere se non ci metto i semafori? Cioè, pure io. Ecco qua, adesso ci sono i semafori. Benissimo. Abbiamo 1.014.000, 1.014.000. No, però questo treno qua, cioè, ragazzi, si deve dare una mossa, perché sennò tutti i camioncini qua girano a vuoto. Non ci siamo. Dobbiamo potenziare il treno vacca. Per potenziare il treno vacca abbiamo bisogno ovviamente di soldi. Eccolo, il treno vacca che entra finalmente al depot. Eccolo qua, dai. Benissimo, il treno vacca, se io dovessi venderlo, quanto vale? Boh, chi lo sa? Nessuno lo sa. Bilancio, quanto vale? Boh, valore 658k e basta? E cazzo me ne faccio io di 658k? Acquisisci treni, 1.093.000. Io volevo le locomotive queste nuove belle da 1.088 cavalli e invece sono povero, fallito, non posso prenderle. Mi fai prendere le KSB VBT? Abbiamo il Prussian su questa linea, il Prussian. Beh, essenzialmente guardate, potrei prendere questa, 50 km orari, ma tanti più cavalli. Sì, ma io soffro della potenza, ragazzi, cioè capite, ho bisogno di potenza. Adesso va bene tutto, ma Cristo, 462 cavalli contro i, che modello è sto qua, e il contro 218, dai. Raddoppiamo i cavalli e cerchiamo di prendere il treno sbagliato, ovviamente, ma prendiamo il treno sbagliato. Facciamo apposta, nessuno se ne accorge. Dunque, abbiamo nuovi vagoncini, trasporto merce. Sono questi, vagoni merci. Quindi glieli portiamo lì. No, scusi. Allora, portiamo il treno su. Portiamo gli altri vagoncini su e portiamo... Ho distrutto il treno vacca. Vabbè, stesso. Non è sparito il treno vacca. Via, mettiamo giù i vagoncini. Il treno 2 in realtà, perché è quello che mi interessa. Si occuperà della carne che diventa pesce, ma ci metterò qualche altro vagoncino merci. Facciamo diventare lungo. Lungo, 68 metri. Quanto carica adesso? 28? Solo 28? Ma sei pazzo. Facciamo un 32, bene. E carne diventa pesce. Questo è il treno facca. Vediamo cosa fa adesso il treno facca. Attenzione, nuovissimo treno. Questa è una mod. Vediamogli un colore. Era il treno facca, quindi per forza deve essere. No. Dove sei? Per farti vedere. Bianco. Luca, fa un saltino lì sul cambio. Per il resto, aspetto che nonostante il carico prenda un bel po' di velocità. Dunque, questo treno qua adesso, porca vacca, ogni volta che schiaccio su quelle impostazioni non vedo mai niente. 106 tonnellate, 70 km orari. Vediamo adesso con il bestiame come se la cava. Che perché, insomma, ha abbastanza cavalli, ma è anche più lungo. Ci arriviamo con questo. Vediamo quante tonnellate. Prima erano 24 le tonnellate, mi pare. Adesso sono 38 tonnellate. Però abbiamo il doppio dei cavalli. Quindi dovremmo cavarcela più che bene. Nel frattempo, nella nostra povera ignoranza, cosa abbiamo qui? Carbone. Carbone, eh sì. Acquista treni. Ci servono intanto. Beh, il treno magari. Questo è il Prussian, quello lento. Ah, sarebbe il Prussian veloce addirittura. Cioè, teniamoci conto anche di questo. Vai, sfruttiamo il Prussian veloce, perché per ora non abbiamo altre possibilità. E prendiamo il carbone, il vagone sfigato da carbone. Sì, è l'unico che trasporta carbone. Vabbè, che vuoi che ti dica. Per altri 10 anni almeno sarà l'unico vagone che trasporta carbone. Quanto trasporta? 20 di carbone, va bene. 20 è un po' poco, ma... Anche perché devi andare solo in discesa. Dai, siamo tirchi. E compriamo un altro vagone carbone. Eccolo qua. E direi che adesso facciamo una nuova linea di carbone. E tutto quello che seguirà, seguirà nella prossima puntata. Porta il carbone lì. All'acceria, perché adesso abbiamo fatto una mega industria. Questa, ragazzi, no, voi non avete idea. Sarà una mega industria. Questo è il treno carbone. Di conseguenza dovrà avere il colore del carbone. Eccolo là. Quindi,
Questa sarà la mia nuova, la mia acciaieria, l'acciaieria Mittenwald acciaio potente. Eccolo qua, Mittenwald acciaio potente, perché deve essere più austriaco. Quindi con Mittenwald acciaio potente io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio. Intanto portiamo il carpone, poi portiamo il ferro dalla collina e poi portiamo il acciaio lì. E da lì portiamo i beni in città e diventiamo ricchi, sempre più ricchi con i big money. Mike senza nome, passo e chiudo. Like, condividi, fai qualcosa che siamo in negativo, Cristo. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!